non ci sono ragioni di fare sconti. Vede che lo dice anche lei, ingegnere. Ma sì, si faccia vivo lei, io sono qui. La saluto, ingegnere. Arrivederci. Allora, Turini, dove eravamo rimasti? La mia chiave. Ah, sì. Allora, che tutto quello che è producibile elettronicamente, elettronicamente è anche duplicabile. Ci sei? Allora, prendiamo in esame la tua chiave. Guarda qua com'è complicata. Denti, sottodenti, scannelli, incavi. Questa è roba seriale, eh? Fatta da una fresa sezionatrice elettronica, le combinazioni di sagomatura vanno da 1 a 50.000 circa, quindi tu sei tranquillo. Tu mai più vai a pensare che il ladro ti fa il doppio della chiave di casa tua, no? Certo. E invece ti sbagli, perché il ladro compra la serratura uguale alla tua, stesso modello, stesso tipo di chiave a doppia mappa, la riprogramma sulla Fresh Action, ne fa 50.000 copie, ognuna con la sua bella differenziazione, di particolare tra quella c'è la chiave di casa tua. Tu vai in giro a vendere serrature di sicurezza che non sono sicure per niente? No, no, qua ti volevo, perché se è possibile riprodurre una chiave che tu hai pensato elettronicamente, non è possibile far niente se tu c'hai una serratura modificabile manualmente, capito? No. Io sto lavorando su una serratura che c'ha come un pulsore, che agisce direttamente sullo scrocco e sul livello di penetrazione della chiave, capito? Tu, muovendo quel galletto lì, ridisegni la tua serratura sul disegno della tua chiave, che non sarà mai seriale, hai capito? Non ho capito niente, sicuramente è geniale. Vabbè, quando l'ho fatta te la faccio vedere così capisci, vedrai. Dai. Franca! Franca, hai messo il presto che vino che ho portato? Sì, sì, certo. No, rispondi te, se per lavoro di che richiami. Va bene. Pronto? Ah, Mara, ciao! No, è la Mara. E di che vengono? Sì, ma perché non siete già arrivati? Sì. No, ma non ti preoccupare, dai. Ma no, ti aspettiamo, certo. Siamo sempre i soliti, sì, sì, ciao. Tita, noi non ci siamo mica baciati. Il tuo marito con la tacca dei bottoni. E io. E poi non te l'ho neanche detto come la chiamo quella sera. Cosa? Ok. Originale. Osta però. K. Perché è chiave, è il suo. Ok. Anche un cazzo. Come dice il ladro quando capita una cosa da tutto. Ah, era tuo papà. Ecco. Allora io do un po' di pasta. Pronto, Franca? Pronto? Mi senti? Come va? I bambini? Bene, bene. Tra mezz'ora sono a Grigento, appuntamento con Luciani. Poi a Sciacca, la riunione con i rappresentanti di zona. Se sono fortunato stasera prendo l'ultimo traghetto. Senti, pronto? Pronto, ti dovresti ricordare? Quando viene il tecnico della caldaia di dirgli... Pronto! C'ha la ruota un po' sgonfia. Com'è? Per forza, c'è un chiodo. Si affretta. La può cambiare più avanti. Tanto da Grigento ci arriva. Sicuro, eh? L'importante è non va troppo forte. Acqua, olio, tutto a posto. Tutto a posto. Quant'è? Allora sono 47 mesi. Venga. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci.
posto di queste deco, eh? Sì. Buongiorno, Luciani. Oh, no, va ben arrivato. Buongiorno, signor Susanna. Continuiamo a più tardi, grazie. Senta, io avrei solo bisogno di fare una telefonata. Si figuri, sempre. Faccio subito, eh. Come sta? Si lavora. Sì, senta, io ho appena visto un incidente un po' strano sulla superstrada Canicattia-Agrigento, direzione sud, un po' prima della Valle dei Templi. Nava, Piero Nava. C'è lì una Ford Fiesta rossa con lunotto posteriore sfondato. Cosa? No, Agrigento, villaggio Mosè, sto chiamando da una cabina telefonica, quindi non c'è numero. E poi ho visto una motocicletta con due persone che... Ma no, tutte e due, senta, lasci stare. Mandi qualcuno che lì è successo qualcosa di serio. Ma che è successo? Un incidente? Io ho visto una pistola. Una pistola? Vai, veniamo a noi, Luciani. Come va il lavoro? Bene, bene. La sua ditta ci ha mandato il nuovo progetto della porta blindata. Ha visto? Anima d'acciaio da 18, che poi adesso le norme comunitarie impongono dei nuovi rapporti tra lo spessore interno e il rivestimento di... Io ho qui il prospetto, non trovo più. No, ma sicuro tutto a posto? Senta, mi faccia un favore, torniamo lì, eh? Certamente. Lui. Chi? Il commissario De Lio della squadra mobile di Agrigento. È un mio amico. Allora lo chiami, che gli vorrei parlare. Buongiorno. Buongiorno. De Lio, della sezione omicidi. Nava. Sembra che lei abbia visto qualcosa. Sì, infatti. Posso chiederle di venire con me? Sì, l'unica cosa è che... No, è questione di poco. Avrei degli impegni di lavoro, eh? Certo, certo. Faremo presto. Grazie, Luciani. Luciani, faccia a faccia. Ci sentiamo tra poco, eh? Va bene. Signor Nava, si accomodi un momento. Aspetto. Prego. Qui. Sì, sì, abbia pazienza. Torno subito. Fiesta era appoggiato al guardrail, no? Con l'unotto posteriore sfondato. E la moto era lì dietro, tant'è che io ho subito pensato, quelli sono andati a inzucare e uno è finito dentro, perché andavano proprio alla spacca cazzuoli, eh. Niente. C'era uno dei due che si era tolto il casco, che andava dietro. Io non lo so, ho fatto solo in tempo a vedere qualcosa di azzurro che andava giù per i campi, no?
Comunque quello lì c'aveva la gamba alzata, stava scavalcando il guardrail. Quella cosa azzurra che correva, l'ha vista prima o dopo? No, prima. Che andava giù per il pendio, prima. Quello era la camicia di qualcuno. È lei che deve dirmelo. Oh, l'ha visto il morto, no? Quello senza casco, saprebbe descriverlo? Sì, abbastanza. Cioè potrebbe identificarlo? Come identificarlo? Descriverlo. Sì, ho detto di sì. Ha notato la targa della moto? La targa, sì, sì. E quando mi ha superato era storta. Sembrava come attaccata con del nastro, c'erano dei numeri coperti, sì. E che moto era? Ah, da fuori strada, da enduro. Sul luogo ci potevano essere dei complici? Ma come faccio io a sapere? No, se ce n'erano degli altri giù a giocare a pallone, io non li ho visti. Ma non lo esclude? Non lo escludo, no. Permette una domanda, signor Nava? Come fa ad essere così sicuro che fosse una moto da cross? No, scusate, però se cominciate a mettere in dubbio quello che vi dico, io me lo posso andare anche subito. No, no, non se ne vada, ci mancherebbe. Ma non mi ha risposto. Intanto le moto da cross hanno il parafango che è alto così sulle ruote, poi anche il modo di starci sopra è diverso. Io ne ho avute due, un KTM, una Yamaha NRE, li saprò riconoscere, no? La pistola com'era? Tamburo, canna corta, lunga? Lunga, credo, lunga. Come questa? Avanti. In località Tortorici è stata ritrovata la moto. Era bruciata. Che tipo di moto? Un Honda da cross. Grazie. Bene. Finito? L'ispettore capo Sandro Nardella. Sì. Della Criminal Poli. Piacere. Piacere. Signor Nava, lei dovrebbe rimanere ancora un po' a nostra disposizione. Per fare cosa? Io quello che ho visto ve l'ho detto, eh. Avete il mio nome, numero di telefono, recapito, tutto. Io devo andare a degli impegni di lavoro, posso mica stare qua a cinquantarla, eh. Lei ha capito che cosa è successo, vero? Cerchi di essere il più preciso possibile. Sì, anche se io in faccia ho visto solo un attimo, quando si è voltato verso quell'altro, quindi... Va bene, i capelli? Neri, lisci, abbastanza lunghi. Tra l'attaccatura dei capelli e le sopracciglia, quanto? Così? Sì. Un po' di più. Così? Sì. Gli occhi? Quelli erano strizzati, erano due fessure, non so se era per il sole. Vediamo. Così? Pronto? Per Nava. Chi? Per Nava, la moglie. Nava. E per lei? Per me. Non sa nessuno che sono qua. Sua moglie. Pronto? Piero, ho sentito la radio. Parlavano di un testimone del nodo, ma allora. Franco, ma come hai fatto a trovarmi? È semplice. Io ho fatto il numero della questura d'Agrigento e ho chiesto di Piero Nava. Ho capito. Ma dice che hanno ucciso questo giudice, Livatino, mi pare. Io non so, ho pensato subito che eri tu. Io adesso non è che posso star qui. Sì, ti chiamo io dopo. Coglioni! Chi vi ha dato quel nome? Ma quale? Chi vi ha autorizzato a fornirlo alla prima persona che telefona? Ma lei chi è? Voi siete qui per proteggere i cittadini e non per fotterli! Avete passato una telefonata a un nominativo che non dovreste sapere neanche che esiste! Ma qui lo sanno tutti! Tutti chi? I biglietti. Come biglietti? Venite anche voi? Solo io. Perché? Signor Nava, non finisce qui, lei non può rimanere solo. Come sarebbe, scusi? No? Stanno imbarcando, commissario. Buon viaggio, ispettore. Sono contento di averla conosciuta, anzi, onorato.
direttore, ma che gente è quella che ha sparato? Stiddari, da Stidda, in siciliano vuol dire stella. È un'organizzazione periferica, più o meno autonoma. In certi punti della Sicilia più forte anche della stessa mafia. Il giudice Livatino aveva scoperto uno dei clan più pericolosi. Stiddari. Della mia moglie Franca. Piacere. Salve. Prego, si accomodi. Grazie. Non so, vi preparo qualche cosa da mangiare? No, abbiamo già mangiato, grazie. Ah, magari l'ispettore vuole un caffè. Volentieri, grazie. L'ispettore dorme qua. Va benissimo anche il divano, signora, non si preoccupi. Ma no, si figuri. C'è la camera con il bagno e tutto. Ma prego, si accomodi. Grazie. Vado a preparare il caffè. Ma se mi permette io... Prego. Ha voluto accompagnarmi. E se le Roma domani in qualche modo proseguirà, lo verranno a prendere, non lo so. Qui a destra, prima delle scale. Grazie. Allora, buonanotte. Buonanotte. Piero. Piero! Ma che succede qua? L'ispettore Nardella, che cos'è questo casino? Disposizione del signor questore di Salerno. Beh? Esigenze territoriali, ma vale da spiegare. Pure la commissione mi si è portata. Sono voluti venire. Buongiorno, dottore. Da questa parte, prego. Il dottor Cataldi, capo dei servizi antimafia della Criminalpol. Il dottor Rostagni, il dottor De Vincenzi della commissione del Ministero degli Interni. Il signor Nava. Prego. Ciò a cui lei ha assistito e di cui è stato incommiabile teste è qualcosa che al momento non consente di abbassare la guardia. No, abbassarla no, ma c'era bisogno di far tutto solo una park. Buongiorno, signora. Mia moglie, che si è anche spaventata. Sì, lei ha perfettamente ragione. Vede, signora, come già stavamo dicendo suo marito, noi siamo qui per aiutarvi. E in questa situazione l'unico consiglio che sono costretto a darvi è lasciare per qualche tempo questa casa. Che cosa? Cosa dice? Ma stiamo scherzando? Se ci siamo appena trasferiti, vero Franca? Signor Nava, lei adesso si deve rendere conto e pensare esclusivamente alla sicurezza della sua famiglia. Io mi rendo conto, ma dove vuole che andiamo? Non lo so. Questa è casa nostra, cioè noi di qui proprio non ci si muove. Diglielo, Piero. Vorrei anche vedere. Cerca di convincerli. Io non so come comportarmi. Una storia così non mi era mai successa. Per proteggere i testimoni, lo sai che non ci sono nomi precisi. Questo signor Nava
Se vogliamo acchiappare quei due ti rimando. Deve restare vivo. Hai protetto e coccolato tanti pentiti. Questo non è un pentito. È un cittadino in regola, come te e come me. Pentito testimone, se lo ammazzano che differenza fa? Noi dobbiamo proteggerlo. Beh, solo tu sei in grado, Sandro. Portali via di qui. Senti, io e bambini ho detto che si va a stare un pochino dai nonni. Hai fatto bene. Lo prendo qualche cosa di un po' più pesante? Sì, ma non sta lì a caricare. Tra qualche settimana torniamo. Sì, ho capito, però ci va presto a fare un mese, eh? Ma no, Franca. Ma quale mese? E poi come si fa con la scuola di Luca? In banca ci devo andare. Ma ho guardato io in cassaforte, contanti ce n'è. Basteranno? Ah, sì. Dopodomani veniva anche il tecnico della caldaia, bisognerà telefonargli. Ero andata a vedere l'asilo per Lucia. Poi c'era anche la festa. Ciao Piero, avanti. Ciao. Luca, ciao. Vai a prendere la sorella. Ah, tesoro, bene, signor Nata, lei i miei numeri ce li ha. Quindi mi chiami con cura, non lo so, un dubbio in particolare che le viene in mente. Va bene. E non si preoccupi, anche se non ci vede, noi siamo sempre qui intorno. Bene. Insomma. Guardi, anche se nessuno l'ha vista in faccia, questo è molto importante. Segua il mio consiglio, si faccia crescere qualcosa. Tipo, non lo so. Ma no, ma quali vacanze, ingegnere? Non ho bisogno di nessuna vacanza. Fanno venire il muschio le vacanze. Qui tra un po' si ricomincia. Anzi, ingegnere, senta, io vorrei passare al più presto in GR per farle vedere il progetto della nuova serratura, ok? No, non le anticipo niente, è un gioiellino, vedrà. Sì, poi c'era la questione di quel cliente di Avola, si ricorda? Quella tratta 90 giorni che avevo garantito io personalmente. Come dice? Ah, c'è un'altra chiamata in linea, non si preoccupi, ingegnere. La richiamo io, arrivederci. Ho buttato una palla di fuoco, solo che questo per non farla rimbalzare sulla catapulta ha lanciato un proiettile, solo che il proiettile ha scoppiato. Luca, devo fare una bella passeggiata nella vigna. Vieni anche tu, Piero. Qui tra un po' è inverno. Non abbiamo neanche vestiti adatti, devo chiedere la roba a mio suocero. Per i vestiti invernali ve li faccio avere, non c'è problema. No, non dico non c'è problema perché mi incazzo davvero, scusi. Io voglio sapere, una volta per tutte, quando è che torniamo a casa? Dovete avere ancora un po' di pazienza. No, che risposta è? Io ho chiesto quando torniamo a casa. Beh, non molto presto. Però deve stare tranquillo. Lei dice a me di stare tranquillo. Io lo dico a Franca.
Franca lo dice ai genitori, e invece qui siamo tutti molto preoccupati. Siamo qui come i tacchini che aspettano di essere ingrassati per Natale. Senza lavoro, senza amici. Stanno finendo anche i liquidi, assegni non ne possiamo fare, io dove li vado a prendere i soldi? Me lo dica lei, li vado a grattare dai muri, io devo lavorare. Stiamo provvedendo al vostro sussidio e le spese saranno tutte rimborsate, è questione di giorni. Comunque le indagini vanno avanti bene perché abbiamo già dei nomi, dei riscontri oggettivi. Le è venuto in mente qualche altro particolare? Non mi dica che non ci ha pensato. No, glielo dico invece, guardi, io quello che ho visto ve l'ho già detto, non ci voglio pensare più. Anche con mia moglie, io non ho detto niente, non... Non mi va di parlare, non... Io ho paura, va bene? Ho paura per me, per la mia famiglia, ho paura di tutto. Poi in tutto questo tempo io qua intorno non ho mai visto neanche un poliziotto, me lo dica lei, è regolare, è giusto così? Lei si deve fidare di me. Nel suo caso la protezione a distanza è la migliore. Se io le mettessi una scorta 24 ore su 24 sotto casa, renderei evidente a tutti la sua presenza. Però se per sua sicurezza personale preferisce avere una pistola, io le faccio avere il porto d'armi. Le sta bene il pizzo? Piero? Piero, sono le 8. Capisci quanto è importante stare vicino proprio adesso? Che è muto, non ci rivolge la parola. Mamma, per favore, a quanto deve durare questa storia? Qui non si vede più nessuno, parenti, amici. Senti, mammina, non ti ammazzi la via, eh? Così non ci si rompe più, va bene? Se può pensare a queste scemezze, non so. Ha messo a repentaglio la tua vita e quella dei tuoi figlioli, ma te ne rendi conto? E anche la nostra. Ci ha messo in una faccenda molto più grande di noi. Senti, mamma, adesso basta però, eh? Ne abbiamo già parlato mille volte. Ecco, brava. Era lì, ha sentito tutto. Meglio, così si scuote un po'. Eh certo, lo so cosa facevi te. Tu tiravi dritto, no? E buonanotte. Chi bada ai casi suoi, non ci rimette mai. Ma che vergogna. Ma come si fa a ragionare così? Io non lo so. Invece la vuoi sapere una cosa? Io sono orgogliosa di Piero, perché lui non è mica come voi. Lui è coraggioso. Voi altri siete dei pecoroni. Ve la fate tutti sotto. Basta, vieni con noi che accendiamo il fuoco. Sì, vabbè. Era nella buca delle lettere. Ispettore, allora abbiamo finito. Sì. Aspetta di macchina. Cataldi, sono io. Sono a casa loro, sì. Senti, qui è arrivata la lettera di un giornale siciliano che gli chiede un'intervista. Se l'indirizzo ce l'hanno quelli del giornale, ce l'hanno sicuramente anche loro. Quindi bisogna trovargli un altro posto, la casa dei suoceri non è più tranquilla. Certo che sto facendo sparire tutto. Ci vediamo da te, ciao. Thank you.
Dov'è la cucina sta casa? Caterina! Oh, è mattina, già che è mattina, perché non capiamo la nostra canzone con la vita? Ma certo, si gira per il mondo. La la la, si gira per il mondo, trullallero, che bello si gira per il mondo, il terra intero. Le automatiche vanno benissimo, ma un'arma a tamburo è un'altra cosa, no? Sì. No, con le pistole a tamburo il calibro lo può scegliere lei, poi non si inceppano mai. Se la può anche dimenticare sotto il letto per un anno e poi quando la prende spara, spara sempre. Di pistole a tamburo che cos'è? Una Smith Wesson c'è? La Smith Wesson siamo momentaneamente sprovvisti. Comunque avrei un modello singolare, sempre a 5 colpi. Sempre a 5 colpi. È una Tech. Va benissimo. Che ne dice? Non so. Canna corta e più maneggevole. Volendo la signora la può tenere nella borsetta. No. Anzi no, aspetta, aspetta, stai lì. Dove? Lì. Tieni questa, eh? Stai qui, non ti muovere. Così? Fammi vedere la pistola, no, tienila giù. Penzoloni. Non la vedo. Non la vedo così. Vabbè, allora devo mettere nella sinistra. Ecco, brava, tieni nella sinistra. Giù. Sì, certo che dormivo. Cose serie? No, perché ho fatto delle verifiche, no? E sono sicuro. La pistola che aveva quello senza casco, io non l'ho vista direttamente. L'ho vista nello specchietto retrovisore. Io venivo da destra, no? Quindi, quello che voglio dire è che lui ha estratto nel momento stesso in cui io lo oltrepassavo. Lui mi è uscito dalla visuale diretta del finestrino, senza la pistola, e mi è entrato nello specchietto retrovisore con la pistola. Quindi la pistola doveva tenere con la mano sinistra, perché se la teneva con la destra io come facevo a vederla?
Bravo Piero, questo è molto importante. Bisognerà fare un'altra verbalizzazione. Adesso fatti una bella dormita. Ti chiamo domani. Ok, buonanotte, ciao. Va tutto bene lì dentro? Sì. Sì? Adesso ce la fai ad aprire? Prova forte, forte, bravissimo. Vieni fuori adesso. Intanto che ti fai male, eh? Vieni. Dai. Oppela, bravissimo. Com'è andata? Bene. Hai fatto male? Vedere le mani? Sporche. Senti, ti devo dire una cosa. Qualunque cosa succeda, siccome c'è della gente che ci vuole male, tu prendi la Lucia e ti nascondi qui dentro, capito? Ma che ci vuole male? Tu ti fidi della mamma? Ecco, allora devi fare quello che ti dico io. Se tu vedi del sangue, oppure senti la mamma, il babbo che strillano, qualunque cosa, tu prendi Lucia per mano, correte e vi mettete qua dentro, capito? Chiudi lo sportelletto e zitti, buoni, buoni dentro, capito? Non vi dovete muovere, È un nascondiglio là dentro, hai capito? Pronto, Sandro? Pronto? Pronto? Franca? Franca? Bambini? Luca, dov'è la mamma? Ha detto che usciva. Quando? Prima. State lì buoni a giocare voi, eh? Uscita. Come perché sono uscita? Sono andata a fare due passi in paese, sono andata al parrucchiere. Ma dal parrucchiere per andare dove che non puoi uscire? Ma scusa, ma tu hai fatto anche il segnale col telefono, due squilli, non sentivo nulla, ma non sentivo. Ma Franca, che mi hai fatto prendere un accidente, ma come te lo devo dire che è pericoloso? Che dobbiamo stare attenti. Così io non reggo, più così, per me è un incubo qua dentro. Ma non siamo mica in carcere noi. Oh, ma anche te smuoviti, reagisci. Ma te il coraggio l'hai lasciato tutto ad Agrigento quando... Chi è? Polizia, commissario Blasi. Guarda, gli mostro il tesserino. Qui.
Buonasera. Buonasera. Grazie. I colleghi sono della Criminal Poll. Signor Nava dovrebbe avere la cortesia di venire subito con noi. Non serve bagaglio, non occorre. Come subito? Un momento. È arrivato un ordine di trasferimento. È urgentissimo. No, ma stia tranquilla, signora. Suo marito sarà a casa molto presto. No, io se prima non parlo con Nardella non vengo dalla sua parte. Stiamo eseguendo disposizioni comunicateci proprio dall'ispettore Nardella. Sì, ho capito, ma per andare dove? Sinceramente non lo so. Comunque, anche se lo sapesse, ce la fa a prepararsi in 5 minuti? Sì, vabbè, no. Mia moglie, i figli? No, di questo non deve preoccuparsi. Ne metto 2 uomini di scorta qui fino al suo ritorno. Dov'è che mi porti? In Germania. Abbiamo scoperto un grande via vai di giovani dalla provincia di Agrigento a Colonia. Per lavoro, dicono, ma stanno troppo su e giù. Il lavoro o lo trovi o te lo torni a casa. Allora cosa vuol dire? Sono trasferte alibi. Il lavoro lo fanno in Sicilia. Dai. Grazie. Grazie. Allora, signor Nava, mi raccomando, osservi ogni persona attentamente. Lassen Sie die erste Gruppe bitte antreten. Con calma, Piero. Abbiamo 4 ore. Sei calmo? Sono calmo, sono calmo. Hilbert, die nächste Gruppe. Die nächste Gruppe, bitte. Abtreten, bitte. Momento. Li fermi? Halt, bringen Sie die Leute zurück in Aufstellung. Ecco, quello lì potrebbe. Quale? Quello lì, il terzo da destra, ma non la faccia, il corpo, c'è un modo di muoversi. Eh sì. Potrebbe essere quello col casco. Faccia mettere da parte quel tipo, il numero 3. Grazie. Bisognerebbe infilargli un casco e metterlo in una fila in mezzo ad altri con il casco, si può fare?
quello col casco azzurro. Sì. Divide l'appartamento qui a Colonia con alcuni siciliani. E abbiamo fermato qualcuno. Li stanno portando qui. Sì, che di Leute wieder zurückführen, danke. Che c'è? Devo andare in bagno. Prego. All'inizio del corridoio, la seconda porta a sinistra. Ma dove? Dai al cesso, sta... T'ha visto? Ma non lo so. Che cazzo succede qua? Tu, basta, so io non ti ha fatto testo di mai semmare la toilette, aspetta. Viva la Svevich! Un veterinato da più mamma. Ma la sua parte è... Commissario, dove cazzo si è mai visto che un testimone va a pisciare nello stesso cesso con un killer mafioso? Ispettore Nardella, la prego di moderare i termini. Forse le sfugge che in Germania, fino a prova contraria, una persona fermata non è ancora colpita. No, forse a lei sfugge che io qua rischio la vita di un testimone. Lo sappiamo, ma non dimentichi chi stiamo facendo favore alla polizia italiana. Hilbert, ti resti con te. Sai di cosa li accusi? Gli rovini la vita, ergastolo sicuro. Se ti sbagli. Ma erano loro, non c'è niente da fare, erano loro. Comunque ti
una cosa franca. Adesso si ricomincia. Buonasera Cinzia, mi passa l'ingegner Gastaldi per favore? Oi Cinzia, sono Nava, Piero Nava. Va bene. Sì. Ho capito. Allora, gli dica che il prototipo del progetto che lui sa è pronto. Anzi, Cinzia, se mi dice quando lo posso trovare con sicurezza, io passerei, così non se ne parla più. No, non ho ricevuto nessuna lettera. Ah, ho capito. Vabbè, buonasera. Franca, senti una cosa. Quando è l'ultima volta che la polizia ha portato la posta? Saranno 3-4 giorni. E non c'era per caso una raccomandata dalla GR, no? C'era o non c'era? Sì, c'era. E dov'è? Perché non me l'hai data, scusa? Ti hanno licenziato. Ma cosa dici, sei matta? Egregio signor ministro degli interni, chi le scrive è Piero Nava. Sono stato testimone oculare dell'omicidio del giudice Livatino avvenuto nel settembre scorso nei pressi di Agrigento. Vivo oggi in un luogo solo a pochi noto e sotto la protezione degli uomini della Criminal Pol, che fino ad oggi con grande spirito e tantissima buona volontà mi hanno aiutato a risolvere i problemi che a loro era possibile risolvere. Sono con la mia famiglia, moglie e due figli, che sorpresi dagli eventi mi stanno seguendo in questa mia odissea. Mi permetta, sono molto contrariato. Certo, devo rivolgermi a lei, mentre avrei dovuto ricevere io una lettera da lei, ed anche da chi sopra di lei dirige l'andamento dello Stato. Io non accuso certo lei della situazione nella quale mi trovo, ma deve convenire che mi viene a mancare la fiducia verso le istituzioni nelle quali ho sempre creduto. Praticamente non esisto più. È pazzesco, me lo lasci dire. Non posso aprire un conto corrente, non posso acquistare un'auto, beni, casa. E se ci fossero le elezioni non potrei neanche recarmi a votare. Ho perso tutti quei diritti che lo Stato conferisce ai cittadini, veri e non. Ho perso il mio lavoro di direttore commerciale a 41 anni. La società per la quale lavoravo mi ha lasciato a piedi. Ho bruciato tutto quanto avevo costruito. Certo, un bel futuro si prospetta davanti a me. Mi creda, avrei preferito fare il mio dovere come ho sempre fatto, ma continuare a vivere nel mio mondo senza importunarla. Le sembra ridicolo, ma fino a quando la fiducia nello Stato mi sostiene, io ci credo ancora. Ora attendo da lei un segno urgente, soprattutto per non far crollare tutte quelle cose nelle quali ho sempre creduto e che giustificano quello che ho fatto e rifarei.
Sì? Ciao, Sandro. Come sta Piero? Si è ripreso un po'? Io non ce la faccio più, Sandro. Non ce la faccio più. Piero è impazzito da quando è arrivata quella lettera di licenziamento e io non so più che fare. Non so più che fare. Sandro? No, è che Piero lo fanno proprio impazzire. Ma in che paese siamo? Nessuno si prende le sue responsabilità. Perché è troppo comodo che tu a fine mese ti prendi il tuo stipendio e noi ci lasci con la cacca fino a qui. Ci stiamo dando da fare, Franca, credimi. Il primo passo dovrebbero essere i nuovi documenti di identità, ma non è facile. Non esiste una normativa sui testimoni volontari, lo sai, Piero è il primo. Ma scritto al Presidente della Repubblica, al Ministro degli Interni, ci fosse stato qualcuno che si fosse degnato di rispondergli, ma insomma, noi si aspettava perlomeno un ringraziamento, no? Invece ci si sente proprio un peso, capito? Poi se ci ammazzano lo Stato fa brutta figura. Di noi non gliene importa nulla, no? Però gli dobbiamo obbedire. Franca, è Pasqua, sii buona. Non fa che cucinare, insomma è a pezzi, è proprio a pezzi. Lui ci prova a ricostruire questi pezzi, ma... Andrà tutto bene, Franca, dai. No, poi... Voglio dire, se lui patisce a star qui dentro rinchiuso, ma anche per me... io non sono abituata a vedermelo in giro per casa tutti i giorni. Io ero abituata a desiderarlo. Stava fuori 3-4 giorni. Adesso... Hai fame? Mangio. Come no? E questo è l'abbacchio con le patate. Bravo, eh? Speriamo che non sia pieno di fumo, perché quel forno... Speriamo di no, però c'è una bella faccia. Vai. Ma le patate. Sono le patate. Ma sono l'uovo, l'hai finito? Le patate. Bravo. Ciao, dai, ti accompagno un pezzo. Ti seguo con la mia. No, Piero. Prendiamo la mia macchina, poi ti riaccompagno io. Allora. Puoi guidare? Poi c'è sempre il solito Pinocchio, no? Alle riunioni dei dirigenti, che salta su a dire allora qui bisognerà regalargli la fresa. Ma stai zitto, che non gli regaliamo ben niente, non gli regaliamo. Glielo diciamo ai napoletani che c'è il difetto, ci pensano loro. Che poi a Napoli è micidiale. Sono come i giapponesi, rivalutano, ma che sono forti. Allora andavo giù e loro... ma qui la serratura rientra. Mettili su un po' di vernice, mettili sulla coppale e gli dipingevo, no? Che ridere. Infatti, a me mi manca moltissimo la campagna, mi manca proprio per quello spirito di fantasia genuina lì che c'hanno loro. Poi era bello entrare da un cliente e sentirsi dire, arrivo a fetente. Era carino, perché lo sapevi che era un grosso complimento. E poi fetente... Era da Napoli a Salerno e genovese nel Casertano, per i soldi, no? Oh madonna, arriva il genovese, tanto lo faccio subito la segna. Che fallo, che siamo sempre amici. E poi, voi non ci credevate, ma mi avete messo veramente alla prova. Ma nel mio lavoro non puoi dimenticarti le facce delle persone, i posti, le situazioni. Ma è una figura di cazzo col cliente, no? Se tu entri da un cliente non sai dove ti devi sedere, non sai qual è la sua scrivania. Magari non la prima, la seconda, la terza volta. Il cliente, grande o piccolo, si sente trascurato, no? E allora tu una cosa che impari. Quello è tifoso della Juve, quell'altro parla solo di barche, quell'altro è appassionato di pallacanestro, un altro vai lì solo a parlare di puttane. E sono tanti, eh? E quindi tu è una cosa che ti allena la mente bestiale. Per quello che io ci ho avuto una memoria, ho fatto una fotografia. E mi manca l'autostrada, beh.
sentire, sai come alle volte quando vai in moto la sensazione del vento che mi rilassa. Io ci ho avuto sempre sotto macchine molto potenti, ho provato a fare anche 2000-2200 km tutta una tirata. Perché poi guidare, che lì, è un allenamento, no? Poi quando sei stanco ti fermi in autogrill, cafferino e via. Sono sensazioni che ti mancano, c'è poco da fare. È presto a dire, mettici una pietà sopra. Difficile. È tanto una vita di 41 anni. Ti cali nel nuovo personaggio. Chi cazzo è Mario Rossi? Non ho capito. Non è né no né sì. Non è nessuno. Che cazzo gli può raccontare agli amici Mario Rossi? Nava non regge più, e neanche sua moglie. Sono mesi che vivono lontani dalla loro casa e non sanno che a Gifuri non ci torneranno più. Calma, Sandro, calma. Sì, calma. Però Nava non ci sta più con la testa. Guarda che rischiamo di perdere il testimone, eh? Potremmo far intervenire uno psicologo, che ne dici? Ma no, non ce lo vedo Nava con lo psicologo. No, serve altro, servono questi benedetti documenti d'identità. È una sistemazione economica, è il codice fiscale. Senza il codice fiscale è tutto inutile. Chi decide gli stanziamenti per i testimoni in pericolo è la commissione del Ministero degli Interni. Se sono una manica di stronzi che se ne fregano di questa Piero Nava, noi non possiamo farci niente. Senti, non è che ce ne freghiamo pure noi. Siccome ha già testimoniato e non ci serve più, il Ministero lo scarica e noi? Noi lo proteggiamo. Il nostro compito è questo. E poi chi l'ha detto che non ci serve più? Ma non lo vorrete mica esporre al processo? La sua deposizione in Germania gli consente di non presentarsi più in aula, lo sai? Speriamo che non ce ne sia bisogno. Beh, allora sappiate che correte il rischio che Nava si rimangi tutto. O magari ce lo troviamo al Costanzo Show. E non so tra le due cose qual è peggio. Cosa proponi? Turrini. Nava deve incontrare il suo amico Vincenzo Turrini. Ne ho parlato con la moglie. È l'unico che può offrirgli una possibilità di lavoro in questo momento. Buongiorno. Piero, te che tu vieni? Come stai? Ciao, te come stai? Ti vedo bene, hai visto? Va bene. Dai, hai visto il tuo ciao. Ciao, come stai? Aspetta, bella, lo conosci? Dottore. Signor Turrini, le rammento che questo incontro deve rimanere assolutamente riservato. Sì, vabbè, certo. Allora, sostanzialmente io posso offrire a Piero due possibilità. La prima è a Nizza. È una compagnia di assicurazioni nautiche di cui sono socio. Ha una filiale che ancora non va bene. Io penso che tu saresti la persona adatta per dargli una bella accelerata. Interessante come proposta, eh? E la seconda? Sempre in Francia, però a Parigi. Si tratterebbe di rilevare una piccola ditta che esporta cosmetici e possiedo al 50%. Io cederei la mia quota a Piero, diciamo, al prezzo di 5 anni fa. Ma così non guadagni niente, scusa. Piero... ci guadagno niente, ma non ci smeno niente. E quanto costerebbe la sua parte? 200 milioni. Io riferirò. Nel frattempo la ringrazio. Faccio per Piero, eh? Grazie. Facciamo finta che non sia un esilio forzato, no? Ma prendiamola come un'iniziativa tua. Hai deciso di mettere un'attività in Francia. Ma perché, scusa? Escludi che potrebbe esserti successa una cosa del genere l'anno scorso? No. Certo, dovrò mettermi a studiare la lingua perché io il francese non è che lo parlo tanto bene. Lì per vendere devi parlare. No. Speriamo di non bucare. Ma no, dai che non buchi, eh? Thank you.
Sì. Sì, dica che scendo subito, eh? Grazie. Franca, la commissione. E a Parigi? Il punto infatti non è questo, non è soltanto questo. Purtroppo entrambi i progetti sono stati considerati dal Ministero troppo onerosi. Ma che cosa si crede il Ministero? Che il Turini faccia della beneficenza al posto suo? Ma che veramente dobbiamo mettere noi i soldi? Io comprendo perfettamente. Sì, ma poi noi non li abbiamo, non li abbiamo proprio. Piero, diglielo. Diglielo, li abbiamo spesi tutti per la casa nuova. Poi ci avete obbligato anche a lasciarla. Non abbiamo neanche finito di pagarla, eh? Io comprendo perfettamente la vostra delusione. Il Ministero sta vagliando una proposta e vorremmo sottoporvela. In Australia, a Melbourne, abbiamo aperto il nostro ufficio. Lei ha pratica di teleinformatica, potrebbe diventare l'addetto al fax. Ma pratica di cosa? Ma che cosa state dicendo? Il fax, l'Australia, ma... L'ispettore Nardella. L'assenza di Nardella è dovuta al fatto che ad Agrigento un pentito mafioso della Stid ha deciso di raccontare tutto quello che sa sull'omicidio Livatino. Ciò significa che lei non ha più la totale responsabilità testimoniale e non sarà più indicato come la causa unica e determinante della condanna dei due assassini. Cioè state dicendo che adesso la mafia deve ammazzare due testimoni, non soltanto uno? No. Naturalmente lei resta un testimone ad alto rischio e come tale dovrà continuare ad essere protetto. Per cui comunque il nostro ufficio, ritenendo la vostra permanenza nella casa in Toscana protrattasi troppo a lungo, per motivi di sicurezza avrebbe disposto il vostro immediato trasferimento ad altra abitazione. No, ma per il sotto, eh? Dobbiamo cambiare casa, un'altra volta! Abbassi la voce, per cortesia, signora. Purtroppo senza nuovi documenti d'identità non potete permettervi di restare a lungo in una stessa residenza. Ma sti nuovi documenti d'identità io dove li vado a prendere? Si può sapere? Signor Nava, le pratiche sono molto complesse. Comunque, vedremo di sollecitare. E certo, noi abbiamo bisogno di documenti nuovi per evitare che ci ammazzino. E voi vedrete di sollecitare. Volete un consiglio? Perché non li fate fare a due falsari questi documenti nuovi? Magari fanno prima di voi, eh? Signora, io credo che la situazione non consenta spazio a battute di spirito. Ma no, la verità è che adesso voi avete il vostro bel pentito, mafioso, che tutte le attenzioni sono rivolte verso di lui. E che il cittadino onesto, che ha fatto il proprio dovere spontaneamente, se la può anche prendere nel culo, vero? Signora, la pregherei ulteriormente di moderare i suoi termini. Buonasera. Mi scuso signore, lei in partenza? Sì. Ci sarebbe il conto da pagare? Ma come? Hai parlato al ministero? Mi hai fatto portare in Nava a Roma, mi hai fatto fare da garante, da cancelliere, proposte, promesse. Avete preso per il culo loro e me. Che ti viene in testa? Ma che cazzo di figura mi hai fatto fare? Abbassa la voce. No, io la alzo la voce. Hanno fatto fuori anche me. Ma è sbattuta da Agrigento, priorità assoluta, intanto annullavate tutto. Hanno fatto fuori anche me. Non mi guarda hanno... che è una cosa schifosa. Non vi hanno nemmeno avvertito della riunione, lo capisci questo sì o no, cazzo? No, cazzo, lo dico io, gli avete fatto pagare anche il conto dell'albergo, io faccio il rapporto al ministro. Abbassa la voce e mettiti a sedere. L'ho già fatto io il rapporto, non ti preoccupare, non sono fatti tuoi. Non sono fatti miei, me l'hai affidato te questo incarico. Hai detto che lo potevo risolvere soltanto io, che cazzo risolvo così? Bye.
sono in una scatola. Quanto sei cattivo. Ma ancora con questi intingoli? Ma con tutti i problemi e i trigliceridi che hai avuto, lo sai che non la devi mangiare questa roba, no? E queste? Le tenute a mollo? Le tenute a mollo sì o no? Io non l'ho vista ieri sera. Ma lo sai che le lenticchie vanno tenute a mollo almeno 12 ore prima di essere mangiate? Perché sennò dentro c'è un veleno che può far male ai bambini, lo sai o non lo sai? Ma cosa vuoi? Chi sei? Chi ti conosce a te? Anzi, guarda, mettiti qua e non fiatare che ti dico io una cosa a te adesso. Franca, tu sei un'altra. Io non ti riconosco più a te. Non so come hai fatto. Prima eri una sempre col sorriso, carina, disponibile. Senti chi parla. Fammi finire, Franca, fammi finire. Adesso devi sempre avere l'ultima tu. Sei diventata aggressiva, sei... Io non ti desidero più, Franca. O tu torni a essere quella di prima, sennò io non ti voglio più, hai capito? Io sono sempre stata così, soltanto che non c'era bisogno di farlo vedere. Cosa dici? Cosa stai dicendo? Sto dicendo che se c'è uno che è cambiato, quello sei tu, non sono io. Separarci, che se ci danno una scorta a me e una scorta a te. Siamo obbligati a stare insieme, siamo. No. Non siamo obbligati a stare insieme. Un'inversione di ruoli, capito?
che non è che accetti così a cuor leggero, ti viene a mancare qualcosa. Prima pensavi di essere tu quello che faceva e disfaceva il suo menage familiare. La situazione qui non sei cazzo di nessuno, quindi. E a me questo mi è mancato, c'è poco da fare. Qui si è ribaltato tutto moltissimo. È difficile per uno che ha fatto così, capito? Ed è molto difficile. A lei invece è venuto facile adeguarsi. Quello che non ho capito io è che le situazioni cambiano, gli affetti cambiano. E i comportamenti anche. Io questo ho fatto fatica, faccio fatica. Come un ingranaggio che si muove o non si muove. Che non si è mai mosso, non si muove, non si muove. Poi si muove, ma non è vero che si muove. In fondo è così che siamo, no? E tutto questo c'ha un effetto sulla tua psiche che... Non so, pensa tu come potresti reagire. Io? Cosa c'è? Stanotte a Siracusa hanno ucciso il cognato del pentito mafioso. 12 proiettili calibro 9. La notizia è ancora riservata. E lui adesso rifiuta ogni contatto con la procura. Allora? Si rifiuta di testimoniare. Però vogliono che tu vada al processo. Finta di essere un amico. Quelli si dimenticano di me quando non li servo più, poi mandano te. Quando li servo ancora, te vieni. Piero! Piero! Franca! No, non chiamare Franca! No, che non è niente, oh. Che c'è? Niente, sono scivolata. Niente di serio, direi. Comunque domani facciamo delle analisi. Sto bene. Riposo assoluto. Suo nome? Nardella. Sandro Nardella. Sì. Allora come stai? Sto bene, sto bene. Tu? Ma anch'io sto bene. Franca, lo dico a te perché mi vergogno di dirlo a lui. Se Piero non viene a testimoniare al processo, tutto quanto è avvenuto fino adesso, i vostri sacrifici e anche le mie bugie, che vi prego di credere, speravo non fossero bugie mentre ve le dicevo, saranno stati inutili. A me non importa se non mi stimate, perché faccio un mestiere che non comporta la gratitudine altrui. Io invece di voi ho molta stima. E se Piero decide di non venire a testimoniare in tribunale, la mia stima rimarrà tale e quale, precisa e identica. Perché vi dico tutto questo? Mi sembra chiaro. È chiaro. È chiaro che devi fare come ti pare. Io ho fatto il mio dovere. Tu doveri non ne hai.
Dichiaro aperta l'udienza. Si proceda a carico degli imputati del reato di cui agli articoli 416 bis, 575 e 576, accusati dell'omicidio del giudice Rosario Livatino avvenuto il 21 settembre 1990 in località Agrigento. Si faccia entrare il teste. La invito a dire il suo nome. Piero Nava. Ciao. Ciao. Ciao, piccola. Oppla. Come va? Bum 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 bum. Ciao, Fusto. Come stai? Benissimo. Che cos'è? Aprite. Vediamo. Un po' cosa c'è qua, Un braccio a te. No, la schiacci. Ma sono nuovi documenti. Ah, qua dice che Luca adesso si chiama Andrea. Lucia Robertina, Roberta. Robertina ti chiama? Ti piace? Sei contenta? Tu Franca Adele. Adele? Beh, insomma, sì. Non è proprio il granché, vabbè. E io. E io Luigi. Luigi Lovani. Adesso siamo la famiglia Lovani. Perché non cambi nome anche tu? Certo, è un peccato che sia finita in questo modo. È caduto tutto un mondo di sogni, di prospettive. È stata una bomba in una vita comune. E questo mi ha veramente scioccato. C'è poco da fare. Mi restano delle convinzioni, non lo dico così, per la patacca. Sono certo che ho fatto benissimo. Una cosa che non vorrei mai sapere come mi sentirei se non l'avessi fatto. Ma per me è naturale, c'è poco da fare. Ci sono capitato io su quella strada quella mattina, quindi... E comunque diciamo che questa storia adesso, non so in quale misura perché non è possibile saperlo, però mi ha un po' modificato il mio carattere, eh? Non so neanche se in bene o in male. Adesso forse non lo faccio ancora vedere, ma do valore anche ad altre cose, non solo alle cose che mi portava il lavoro. Sono diventato un pochino più caldo, perché io ero un po' freddo. Nel mio modo di essere comprato e venduto avevo fatto un po' l'essenza della mia vita, ma quella era un po' la mia deviazione mentale, Invece anche la Franca adesso si è accorta che so più ascoltare, so più accettare un certo tipo di discussioni, capisco di più anche quelli che possono essere gli squilibri sentimentali, perché io il sentimento non è che gli avessi mai dato molto peso, invece adesso riesco un pochino più a impostare qualcosa anche relativo al sentimento. Sono un momento più tranquillo, più tollerante, ecco. Prima era bianco, era verde, invece tra bianco e verde c'è il verdino. In fondo accettare che c'è anche il verdino per me non è stato facile. Invece qui... c'è stato il verdino, il rosino, l'azzurrino, c'è un sacco di colori in mezzo. Piano.